È la partita che fa battere il cuore dei milioni di appassionati. È la finale della Champions League. 90 minuti di grande calcio qui in diretta su EA Sports. Se volete sapere come finirà, rimanete qui su EA Sports. Amici appassionati di calcio, benvenuti a questa spettacolare finale della UEFA Champions League da parte di Pierluigi Pardo e Lelia Dani. Atmosfera fantastica, campioni immensi, spettacolo, adrenalina. È tutto pronto per questa sfida. Scendono in campo Paris Saint-Germain e Real Madrid. Le finali della UEFA Champions League sono sempre partite uniche. Il calcio è il suo livello più alto. L'atmosfera è incredibile, la si respira sulle tribune come in campo. Due squadre a caccia del successo, una sola che scriverà il suo nome nell'albo d'oro. Milioni e milioni di cuori che battono. A livello di club non esiste nulla di simile. La gioca dietro. Chiama in causa Vitigna. La presa del portiere, conclusione non irresistibile. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Ecco la formazione titolare del Paris Saint-Germain. Gigio Donnarumma tra i pali. In difesa Marquinhos fa coppia con Danilo Pereira. E in avanti spazio al talento, ai gol di Mbappé. Questi sono gli uomini di partenza per il Real Madrid. In porta Kepa. Rudiger in difesa con Nacho Fernandes. Toni Kroos insieme a Valverde al centro e due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Mbappé! Conclusione respinta, pericolo che svanisce. Si è allungato a qui il portiere e ha sventato la conclusione. Ha spinto bene, ma non era comunque un intervento troppo complicato. Fermato Kroos qui. Chiama in causa Vitigna. La gioca Mbappé. Può far gol da lì. E c'è la rete. Una rete fantastica. Che coordinazione. Un gol che non ci stancheremmo mai di rivedere, Pier. Ha arpionato una palla non facile e l'ha scagliata in porta con un gesto tecnico degno dei campioni più grandi. L'allenatore non è riuscito a trattenere la propria gioia. È schizzato in piedi al gol. Avverte l'importanza del momento. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Cross. Gira su Kroos. Vinicius Junior. Vitigna. È in buona posizione. Il Paris regala palla agli avversari. Ecco Zaire Emery. Pallone regalato qui dal Paris Saint-Germain. Prosegue la sua azione. Apre su Valverde. Ecco Carvajal. Vinicius Junior. Pallone per Rodrigo. Bellingham. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. È entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. Fallo da ammonizione, non ha dubbi qui l'arbitro. Era difficile che la passasse liscia, Pier. Anche in diretta si era visto chiaramente.
tocca su Dembélé. Mbappé può provare, sentite il pubblico. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Apre su Valverde. Indietro verso il compagno. Si libera bene e riceve. E c'è il gol. Finale che torna in perfetta parità. Questa rete rimette tutto in discussione. Hanno reagito bene allo svantaggio, Pier. Il rischio era quello di disunirsi e prenderne altri. E invece, ora comincia un'altra partita. E questo è un gol che merita di essere rivisto, eh. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Poteva fare quello che voleva davanti al portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, dribblarlo, aggirarlo. Alla fine ha deciso di calciare di potenza, scelta premiata dal gol. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. L'arbitro concede il vantaggio, attacca il Paris Saint-Germain. Danilo Pereira. Il tocco per Marquinhos. Chiama in causa Vitinha. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone finisce in rete. Mettono la freccia grazie a questo gol. Un gol dal peso specifico importantissimo. Potrebbe rivelarsi decisivo per questa finale. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Poteva girare il portiere o scavalcarlo con un pallonetto. Alla fine, per non rischiare, ha optato per la soluzione di potenza, spedendo la palla in fondo alla rete con una gran botta. L'espressione sul volto dell'allenatore vale più di mille parole. Questo gol può cambiare l'inerzia del match in favore della sua squadra. Si riparte col Madrid sotto di un gol. Marquinhos. La gira su Danilo Pereira. Attacca il Paris Saint-Germain, norma del vantaggio. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Apre su Dembélé. Fischia l'arbitro qui a Wembley. Le squadre rientrano negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti. Ripresa che ha avuto inizio col Parì che conduce di un gol e ovviamente dovrà mantenere un alto livello di concentrazione. Azione che viene interrotta, buon recupero. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Mbappé. Ousmane Dembélé. Che palla che è riuscito a intercettare. A metri qui Dembélé. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Aurélien Tchouaméni. Dialoga con Vinicius. Sulla fascia prova a salire Vinicius. Fuori gioco che non sfugge all'assistente. Cambiano tutti e due gli allenatori. Parì regala palla agli avversari. Bellingham. Palla
palla persa banalmente. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Gol del Real che trova il pareggio. Questo replay del gol. Hanno segnato nel momento più difficile forse del match per loro. Stavano soffrendo la pressione avversaria terribilmente. Questa rete potrebbe anche cambiare gli umori in campo. Due a due, bella partita, parità assoluta. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Intervento meritevole del giallo secondo l'arbitro. Nulla da dire, Pier, mi sembra che gli estremi per la munizione ci siano tutti. Hakimi va via il proprio marcatore, c'è spazio per lui, conclusione ribattuta dalla traversa, palla ancora lì, Carvajal allontana il pallone e qui il portiere è davvero super. Ci sarà un cambio nel Paris Saint Germain. Mbappé. Nuovo possesso per gli avversari. Hanno metri a disposizione. Valverde. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Prosegue qui dell'avanzata. Non ha creato problemi al portiere, palla che è uscita di parecchio. La potenza c'era. E la mira? Ci sarà un cambio. Bellingham. Vinicius, brutta gestione del possesso. Ancora un quarto d'ora da giocare. Un Paris Saint Germain instancabile, quello visto nell'ultimo quarto d'ora. Lo confermano anche i dati sul possesso palla. Lo sanno che non hanno più molto tempo, ma non si arrendono, vogliono vincerla e continuano a spingere a caccia del gol. Bellingham guadagna metri verso l'area. Real che prova a spingere nel tentativo di spezzare l'equilibrio in questo finale. Innesca Tchouaméni. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Bellingham può avanzare indisturbato. Si salda il portiere, risultato che resta di parità nonostante un grande brivido. Devono ringraziarlo per essere ancora in partita. Un gol adesso avrebbe chiuso molto probabilmente i giochi. La mette in area. Allontana la minaccia. Valverde. Gran palla in mezzo. Prova a far partire il tiro. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Mbappé. Riconquistano palla gli avversari. Real Madrid che non si accontenta del risultato di parità, vuole vincere ma deve sbrigarsi. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. L'arbitro ferma il gioco, punizione per il Real.
apre su Valverde, prova a far salire la squadra, crossa in area, Donnarumma, ma il pallone è ancora lì, smette il pericolo e allontana. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio, perdono palla, niente ripartenza. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Il gol del Real cambia la storia. Adesso i Blancos devono gestire il finale di questa finalissima di UEFA Champions League. Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria, ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire. Non hanno mai mollato, hanno lottato partita dopo partita fino al traguardo finale, passando dalle difficoltà della fase a gironi, vincendo gli scontri e eliminazioni diretta. Meritano senza alcun dubbio di essere incoronati oggi qui e di essere diventati campioni d'Europa. Eccolo il momento, stanno per alzare al cielo la Orejona, la coppa dalle grandi orecchie, è la festa del Real Madrid. I tifosi sono impazziti sugli spalti, mentre in campo la squadra porta in trionfo la coppa. Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier, sono stati il 12° uomo in campo in molti incontri, ora è giusto che possano festeggiare e lo devono fare insieme ai calciatori. Foto ricordo, è il momento della festa per i nuovi campioni d'Europa del Real Madrid. La Coppa delle Grandi Orecchie, la UEFA Champions League è nelle loro mani.